Gioca d'anticipo Città Democratica e lancia la sfida per governare Cava dei Tirreni. Un fine d'anno col botto per la civica cavese che in un'affollata conferenza stampa ha presentato il proprio candidato sindaco. Stefano Cicalesi è dottore commercialista con esperienza anche come dirigente dei tributi del comune di Cava nell'ultima consiliatura Fiorillo. È stato direttore generale ed è tuttora dirigente del consorzio di bacino per i rifiuti Salerno 1. Già pronte 4 liste. È la squadra che sarà presentata nei primi mesi del 2014, ma soprattutto l'idea ed il progetto per rilanciare la città. 3 assi portanti, l'ambiente, la cultura, l'economia, che si riassumono in una città di qualità bis. Si riparte infatti dallo slogan che fu di Luigi Gravagnuolo, un passo indietro oggi, per far spazio alle giovani leve come Monica Bisogno, Alfonso Caiazzo, Alfonso Iaccarino e tanti altri che in questi 3 anni sono stati formati alla politica e alla gestione amministrativa dal padre nobile fondatore di Città Democratica. Stefano Cicalese, 47 anni, dottore commercialista, ecco, candidato a sindaco di questa nostra città, il suo progetto o programma per dare una svolta a questa città, come diceva lei in altra occasione? Il programma che noi vogliamo attivare per Cava è un programma oramai che stiamo diffondendo da tempo come Città Democratica, un cambiamento di rotta di questa città che oramai è ferma al palo. Ci attiveremo per poter risollevare le sorti sia da un punto di vista commerciale e ambientale, quindi una città puntata sul verde, su una città che riesca a valorizzare quello che naturalmente già possiede. Un centro commerciale naturale, una possibilità anche di realizzare alcuni interventi di rivoluzione in termini di trasferimento, non so, della sede comunale nell'ambito di altre proprietà immobiliari del comune, parlo della manifattura, utilizzando fondi europei, la possibilità quindi di recuperare soldi non dalle tasche dei cittadini ma con fondi che provengono dall'Europa e consentiranno di risolvere quello che attualmente è atavicamente il problema della città, cioè lo stare in una posizione di stallo. Ecco, il candidato sindaco di Città Democratica, Cicalese, ha già pronto una squadra? Sì, noi come Città Democratica abbiamo lavorato in questi 3 anni, anche se io sono da poco più di un anno che ne faccio parte attivamente. Il programma è stato già elaborato in tutte le sue parti, ognuno di noi per le proprie competenze. Io non sono altro che colui che in qualche modo rappresenta l'unità del gruppo complessivamente. Siamo pronti per governare sia da un punto di vista, sotto tutti gli aspetti. Abbiamo la copertura in tal senso, abbiamo anche già pronte le liste elettorali che presenteremo ad aprile, quindi siamo pronti per governare. Elezioni concluse, eletto sindaco, il suo primo passo? Il primo passo sarà quello di dare alla città la possibilità di poter interloquiare con il nuovo sindaco, perché noi non dobbiamo dimenticare che siamo al servizio dei cittadini. Noi siamo cittadini cavesi, Cava per noi deve essere la priorità.